Ancora un'altra puntata qui a Beat 2013, dopo Veneto, Calabria, ritorniamo in Basilicata con Giancarlo Perrella, responsabile commerciale della Montotondo Villaggi e Vacanze. Benvenuto Perrella, itinerario agroalimentare d'Italia. Presentiamo naturalmente il suo gruppo. Bene, la Montotondo è il marchio, la società titolare di varie strutture ricettive nel sud Italia, in particolar modo le più belle le abbiamo proprio in Basilicata. Si tratta di un hotel 4 stelle che si chiama Porto Greco, la località è Scanzano Ionico, quindi siamo sul Mar Ionio in provincia di Matera. Sulla costa ionica lucana, quindi nel metapontino, vicini al metapontino. E abbiamo queste due strutture molto belle, un villaggio turistico che si chiama Torre del Faro, molto grande, è la classica struttura turistica per fare la vacanza di mare con la famiglia, è una struttura dotata di tante attrezzature sportive, perché campo di calcetto, da tennis, da pallavolo, da basket, addirittura una piscina olimpionica, oltre che la classica piscina sagomata per i bambini. Adiacente, quindi, e comunicante con tutte le strutture in comune, c'è anche l'hotel Porto Greco, che è un 4 stelle, ovviamente di qualità un pizzico superiore perché è una struttura ricettiva differente, però dotato anche di un bellissimo centro benessere, quindi valido e ideale anche per weekend benessere, quindi per vacanze veramente all'insegna del relax e della tranquillità, però con piano bar la sera, il ristorante tipico, quindi per la cena particolare al lume di candela, quindi sono due tipologie di strutture ricettive che comunque danno la possibilità per fare diverse tipologie di vacanza, questo sia nel periodo primaverile ma soprattutto anche nel periodo estivo, proprio perché abbiamo la spiaggia di fronte sia Porto Greco che Torre del Faro, con addirittura una bella navetta che collega le strutture con la spiaggia, perché come tutta la costa ionica c'è la presenza di questa bellissima pineta che comunque anche molti clienti preferiscono anche attraversare a piedi per raggiungere la spiaggia, però c'è questa comodità anche di una navetta gratuita che passa praticamente tutto il giorno per accompagnare i clienti in spiaggia. Sono belle le strutture per la vacanza all'interno, però poi ci sono anche tante escursioni che si possono fare nei dintorni per visitare il territorio, escursioni sia di mare, escursioni di terra, escursioni esperienziali come magari il volo dell'angelo, piuttosto che cicloturismo, mountain bike, la vela, ma anche escursioni con fattorie didattiche per i bambini, per vedere quindi determinate fattorie dove ci sono vari animali, come si prepara la marmellata, piuttosto che determinati formaggi. C'è modo di fare una vacanza che è piacevole per i grandi e anche molto formativa e istruttiva per i più piccoli, oltre alle classiche attività dell'animazione, ci sono 40 e più animatori tra sportivi e addetti alle attività ricreative che possono far sì che una vacanza sia veramente completa e quindi divertimento, relax e anche alta qualità. Va bene, a questo punto vi invitiamo col gruppo Montotondo Villaggi e Vacanze. Abbiamo l'hotel Porto Greco Scanzano Ionico, villaggio Torre del Faro, sempre a Scanzano Ionico, e in conclusione, per la vostra vacanza in completa relax in Basilicata nella costa ionica lucana, c'è anche una novità in conclusione, che è il nostro responsabile, c'è un evento in programma molto interessante. Qual è? Fa bene a dirlo, perché è una novità assoluta in Italia ed è un'esclusiva proprio Montotondo in Italia per l'estate 2013, sarà il sea walking, cioè la passeggiata, la camminata in acqua, quindi è una tecnica di passeggiata effettuata con delle bacchette e viene effettuata a diverse altezze in acqua, quindi con l'acqua che può arrivare ai polpacci piuttosto che alle ginocchia, può essere effettuata a tutte le età ed è una passeggiata che sarà proposta durante il periodo estivo con dei personal trainer al servizio di tutti i clienti, sia dell'hotel Porto Greco che del villaggio Torre del Faro, proprio perché c'è la possibilità, tramite delle boe che saranno sistemate nello specchio d'acqua di fronte al nostro villaggio, di poter passeggiare e avere tutti gli effetti benefici di questa passeggiata, perché
viene attivato tutto il sistema muscolare corporeo, c'è un miglioramento posturale nel momento in cui bisogna tenere leggermente l'equilibrio, perché ovviamente in acqua e sulla sabbia leggermente, non certo la sabbia asciutta, ci è da stare bene in equilibrio, ma sono difficoltà minime, però aiuta proprio la postura. C'è un miglioramento anche dell'organismo, proprio per quanto riguarda anche il battito cardiaco, che viene comunque mai alterato, perché comunque la resistenza al fluido è relativa. Quindi lo si può fare veramente a tutte le età. Persone che magari vogliono tonificare il sistema muscolare, che sia delle gambe ma che sia anche quello addominale, perché poi a seconda dell'altezza dell'acqua si mettono in movimento più muscoli. Tutto da scoprire, direttore, non diciamo nient'altro. Non diciamo tante cose. Ma vi invitiamo dove? Vi invitiamo quest'estate all'hotel Porto Greco e al villaggio turistico Torre del Faro a Scanzano Ionico, sulla bellissima costa lucana, in provincia di Matera. E naturalmente un saluto agli amici di Itinerario Agroalimentare d'Italia. Alla prossima puntata. Ciao.